Ciao a tutti. Ieri vi ho lasciato a metà. E anzi, mi dispiace di avervi fatto prendere paura, però sono cose che succedono, insomma. Volevo farvi sapere intanto che è tutto a posto, insomma, dopo aver parlato con i dottori per pochi minuti, in realtà, insomma, mi sono alzato tranquillamente e siamo andati addirittura al ristorante. Volevo farvi sapere che va tutto bene ed è tutto a posto. Però non volevo neanche lasciare il discorso a metà perché per me è veramente molto importante come discorso. Ieri durante la conferenza eravamo arrivati a raccontare la storia di come sono andate le cose ed eravamo arrivati forse al motivo più importante di tutto il discorso, ovvero sui motivi che mi hanno portato a fare tutto questo piccolo macello. E su come ci si può muovere in questo senso per cercare di capire come vanno queste cose. Iniziamo proprio dai motivi. Quindi vi ho raccontato una storia personale, in qualche modo messa in piazza, anche prendendosi qualche rischio, come avete potuto ben vedere ieri tutti insieme. Perché? Perché ci sono tutta una serie di cose nel mondo, tra cui la malattia, la medicina, parliamoci chiaro, la condizione di essere umano che vanno, no, si parla di hacking questi giorni, che vanno hackerate. Perché? Perché ci sono molti modi di fare le cose che sono molto più umani, migliori ed efficaci. Sono cose magari a cui non siamo abituati, perché semplicemente siamo abituati a pensare il malato fa questo, questo e quest'altro, ma se ci pensate siamo anche abituati a pensare l'imprenditore fa questo, questo e quest'altro, o l'artista fa questo, questo e quest'altro. Beh, io sono convinto che invece si possa cambiare. E sono convinto che le tecnologie che abbiamo a disposizione sono uno strumento perfetto per fare questo tipo di cambiamento. Anzi, le tecnologie che abbiamo a disposizione non sono delle tecnologie, sono soltanto, permettetemi di scriverlo grande, soltanto, uno strumento per esseri umani, per far sì che gli esseri umani si possano parlare, che possano sentirsi parte di una società umana, che possano riuscire ad affrontare problemi, obiettivi, aspirazioni, desideri. Non dimentichiamoci i desideri, quanti di noi per fare le cose che facciamo tutti i giorni, no, si dimenticano i desideri che abbiamo tutti, no? Le tecnologie che abbiamo adesso sono uno strumento umano per fare queste cose. In una situazione come la mia, di malato di tumore, chiamiamole le cose con il loro nome, i desideri e la possibilità di essere in mezzo a una società umana, una società affettuosa che si vuole bene, che è pronta ad aiutarsi, è pronta anche ad assumersi qualche rischio e magari purtroppo, come è successo di pomeriggio, a viversi qualche paura. Di sicuro davanti a uno schermo di Twitter queste paure non ce le vede, non ce le, no? Non ce le viviamo. Fa parte del mondo la paura, insomma, come fa parte del mondo l'essere pronti, come è successo, e ve ne ringrazio, il mettersi in gioco per aiutare no? Un amico umano che si è sentito male in quel momento. Ok? Questo era il messaggio che volevo assolutamente darvi alla fine della chiacchierata di ieri. Tutto il resto in realtà sapete che c'è. Sono numeri, statistiche, quelli ve li potete leggere online. Ciao!